Salvatore, oggi la medicina induce le donne a fare non il parto naturale, ma il parto cesareo. Una donna si presenta in ospedale e spesso o viene consigliata oppure i medici decidono per lei ed effettuano il parto cesareo anche in assenza di gravi complicanze. Ci sono delle problematiche riguardo al parto cesareo di cui ci vuoi parlare? Oggi come oggi sì, ci sono delle problematiche, perché i bambini o si sono attorcigliati nel cordone ombelicale e si sono capovolti o si sono messi di traverso e non riescono più a uscire, o una volta uscivano. E questo è il grande punto interrogativo, perché una volta uscivano e adesso non escono per quelle condizioni. C'è un motivo, sia per l'uno che per l'altro sistema. Nel senso, oggi come oggi, fare il parto cesareo significa che qualcuno ci lucra, ci guadagna e conviene operare, che costa un casino di soldi, che fare un parto cesareo normale dove paga la mutua. Una volta, ai tempi quando sono nato io, quando è nato mio fratello e mia sorella, mia madre ha portato a casa con una levatrice, non lavatrice, levatrice, una donna ignorante che faceva questo da anni. È come colui che quando mi sono rotto il braccio, me lo ha aggiustato, era un contadino, non sono andato in un ospedale. E tutto è andato bene, e andava tutto bene con queste persone ignoranti, ma che si potevano fare tante cose che i grandi medici degli ospedali non sapevano fare. Ora si ritorna allo stesso discorso. E io credo che se ti spiegherò quello che ne penso, avrò l'odio di tutte le donne di questo mondo. Perché? Perché dirò la verità. E dicendo la verità, uno non fa altro che prendersi tutti i rimproveri di questo mondo. Perché la verità fa male. E cioè, prima le multinazionali che hanno bisogno di sfruttare al massimo la situazione e tutti ci mangiano in un parto cesareo. Poi le donne possono essere istruite, possono essere laureate, possono essere ignoranti, ci sono donne, ma sono idioti. Una massa di idioti, di donne, che sono solo, come detto una volta, buone per il letto, per fare sesso. Oltre al sesso non riescono a fare la calzetta, non riescono a cucire, non riescono a cucinare, non riescono neanche a fare un uovo, non riescono a fare niente in casa, perché sanno Scusami, fare soltanto scusami, scusami. sesso. No, veramente la donna oggi spesso è la persona che porta avanti la famiglia, che lavora all'esterno, che ha sostituito l'uomo. Scusami un attimo, io sto parlando di nascita di bambine, non sto parlando di lavoro, né di tecnologia, né di tante altre cose. E neanche ci sono donne che sono più veloci di Schumacher portando la macchina. Non è questo il problema. Il problema è che quello che dico io è la realtà dei fatti, altrimenti i bambini non sarebbero in queste condizioni. La donna non sa gestire un bambino come non sa gestire la casa, perché come dici tu lavora fuori. Quindi gestire un bambino è meglio che non si sposi, che non si marite, cioè che non faccia bambine, e allora tutto va bene. Ma l'attimo in cui fare bambine significa deve smettere di fumare, deve smettere di prendere liquore, deve smettere di fare una vita antinaturale, deve cominciare a capire cosa significa fare un bambino. Non deve creare putrefazione interna e calore interno,
perché il bambino nel liquido amniotico con una temperatura superiore a 37 gradi centigradi impazzisce, diventa depresso, diventa isterico, diventa schizofrenico, diventa pazzo, diventa mongoloide, diventa di tutte le malattie, di tutte le alterazioni genetiche che poi noi diamo la colpa a Dio. Non ce l'ha Dio la colpa, ce l'hanno quelle stronze di madri che non sanno cosa fare e cosa dare a un bambino. Io un giorno ho assistito ad una madre porca che aveva un bambino più porco di lei, che era così piccolissimo in una carrozzella, e che gli dava da mangiare, il bambino vomitava e lei continuava a dargli da mangiare con quelle non so che cos'era, plasma o altre sporcizie, il bambino metteva in bocca e vomitava e lei continuava a dare. Gli ho detto: signora, guarda che il bambino non ne vuole, si faccia cazzi suoi, mi ha detto. Purtroppo disgraziatamente ha incontrato Salvatore, perché se in quel momento c'era Turiddu gli avrebbe dato uno schiaffo così forte, poi mi avrebbe pure denunciato, che l'avrei messa, diciamo così, nell'ordine delle cose, gli avrei fatto capire qual è la cosa giusta. Queste sono le madri dolci, e distruggono i bambini e non fanno altro che aumentare queste condizioni, perché i bambini là dentro è un casino. Tu prendi una madre e metterla alla temperatura di 40 gradi in una vasca da bagno, neanche il dito gli infila, e il bambino deve stare 9 mesi là dentro, e quando comincia a dare calci tutti nella famiglia sono tutti contenti, guarda si muove, guarda il bambino si muove, pezzo di merda, il bambino vuole scappare da là dentro. Questa è la realtà dei fatti. Né medici né nessuno parla in questo modo come sto parlando io, che dice la verità per com'è. Prendete un bambino vegano, che la temperatura è 37 gradi, che la mamma fa sfugnature fredde per togliere il calore, che prende soltanto liquidi transito, che prende masse di vitamine, di sale, di minerale, di oligoelementi, di qualsiasi altro tipo di sostanza per alimentare il bambino, che è una cosa incredibile. Madre che oggi vegane, che nascono i bambini in quel modo, una ha dato il latte per 6 anni, un'altra per discordia, Lucia 4 anni e mezzo. A Marsala la signora Toei ha dato 6 anni al bambino il latte. Ora ditemi se c'è una donna qualsiasi di queste stronze che serve solo per allargare le cosce, e lo dico volgarmente, e lo dico per... Non puoi parlare in questo modo. Io posso... Offendi tutte le donne, mi dispiace. Tutte le donne che sono in quelle condizioni. Non offendo tutte le donne che sono donne. Io offendo le femmine, perché queste non sono donne. Una donna è donna qualora raggiunge i livelli come un uomo, come Gesù Cristo. Gli altri sono mascole e femmine, e mascole e femmine sono quelle che hanno portato l'umanità alle condizioni di farsi, diciamo, mettere i piedi addosso dal potere costituito, dalle multinazionali, dalla medicina e dalla Chiesa. Io di queste stronze parlo. Allora, ti faccio l'esempio della mia esperienza, ok? Genitori lontani, suoceri lontani, ok? Ero da sola, senza alcuna esperienza, perché non ho nemmeno fratelli e nemmeno cugini, e mi sono trovata di punto, non di punto in bianco, avevo letto i libri, perché dove hai informazione? Se non c'è nessuno che te la passa oralmente o che vedi degli esempi, allora, la devi leggere. Ascolta un attimo, e perché non la leggono? La leggi, ma quello che c'era scritto. Ascolta un attimo. No, vorrei dirti una cosa, il mio medico, io stavo allattando, il mio medico mi ha detto, ha cominciato a 4 mesi, mi ha detto, adesso sarebbe il caso di cominciare e di smettere ad allattare, bisogna passare alla farina e latte, perché non prende peso, perché non vedi che non assume la quantità di peso normale che invece dovrebbe seguire con la tabella. Io poi sono andata avanti. Come pure mi diceva che il bambino non doveva dormire con me, ma addirittura nell'altra stanza. Io ovviamente non gli ho dato retta e poi ho cambiato il pediatra. Però quante persone agiscono in questo modo? Sono tutti così. Ascoltami, sì. Se noi vogliamo parlare di verità, come disse Gesù e tutti gli altri grandi, troverete la verità e la verità vi renderà liberi. Se voi volete rimanere schiavi e strumentalizzate dal potere costituito, da tutto quello che ho detto, siete liberi. Ma voi non potete dire che io sto alzando i toni. Io sto dicendo i fatti per come stanno. Vedi, migliaia di anni fa, quando il signor Mosè diede i 10 comandamenti di merda
e tutti i massacri che fecero in nome di Geova, che non era il Dio di Gesù Cristo, perché Dio non lo ha riconosciuto come suo padre, lui quando venne disse una cosa importante: coloro che non conoscevano e non sapevano non hanno colpa. Adesso io sono venuto, prima non c'ero, e ho dato l'informazione sia del padre mio sia di tutte le altre cose. Adesso se sbagliano sono colpevole perché sono stati informati. Tutti coloro che tu dici non sanno sono colpevoli. E la stessa cosa, se tu prendi la macchina, devi sapere, l'automobile, devi sapere quello che fa. Perché se entri in un divieto di transito, tu o ti ammazzi tu, o ammazzi gli altri, o viene il vigile urbano e ti fa un culo così. Vero, è vero. Aspetta, ma... perché tu infrangi le leggi. La legge si dice oggi come oggi, in tutti i tribunali non ammette ignoranza. Se tu dici io non sapevo, dici tu paghi lo stesso, è della legge che te lo impone, perché tu devi sapere, devi conoscere, devi sapere. Oggi come oggi le informazioni mass media sono da tutte le parti, pure su internet, tu non puoi non sapere, tu sai di tutto e tutto, e che sei ignorante non lo vuoi sapere, perché se ho una donna, tu dici, come ho detto io tante volte, guarda che stai sbagliando, ti manda a fare in culo. E un sacco di volte mi hanno mandato a fare in culo. Adesso sono io che le mando a fare in culo. Perché sono stronze. Perché i risultati dei loro figli me li devo che piangere poi io. Perché li portano a me, queste stronze. Dopo che li hanno massacrati con i medici. Dopo che gli hanno dato tachipirina, antibiotici e altre cose, li hanno massacrati e li portano a me. E questo è ogni giorno. E io ne soffro maledettamente. E io piango per queste bambine. Perché anch'io ero bambino e mi hanno massacrato. Mia madre e mio padre purtroppo ignoranti, non sapevano e sono stati colpevoli. Perché non sapevano? Perché altrimenti non mi avrebbero portato lì. E questo è il guaio. Ci mettono nelle mani di assassini e poi vogliamo dire io non sapevo. Persone che per 4-5 anni si fanno massacrare dai medici e non sanno. Un giorno tu ci puoi cadere come ignorante. Secondo giorno, il terzo giorno io ti mando a fare in culo. Perché siete stupidi, siete stronze. Volete che i vostri figli vengano scannati, volete farvi scannare voi stesse. E dopo 4-5 anni, come dice Carcione lì, che gli hanno massacrato la moglie o altri che gli hanno massacrato la madre, dopo 4-5 anni la colpa di che? Dei medici? La colpa è loro, che hanno continuato a portargliela. E la colpa è delle madri, che sono porche, che sono sporche. Pancia così, culi così. Perché sono incinte, mangiano come assassine e massacrano i loro figli. Questa è la realtà. Non lo devo dire, lo dico. Me ne fotto di qualsiasi cosa. Potete criticarmi. È la verità, la realtà. Che qualcuno mi dica che non è vero quello che dico io. Mi deve dare le prove. Mi deve dimostrare. Come io ho dimostrato che Einstein diceva minchiate, come Freud, Marx e Darwin... dicevano minchiate, dopo 40 anni mi hanno dato ragione, come dicevo che non è stato Giuda a tradire Gesù e dopo 40 anni mi hanno dato ragione, io ragazzino, io quando parlo dico le cose perché le so, se non le so mi sto zitto, le cose sono per come dico io e qualcuno per dirmi che non è vero mi deve dimostrare l'uguale contrario, altrimenti state zitti, non parlate, perché non sapete quello che ho passato io in mano a queste assassine. E non avevo la forza e il coraggio di potermi ribellare perché mi trovavo sempre solo. Perché se fosse stato qualcuno che mi avesse aiutato, che mi avrebbe portato fuori dalle mani di queste assassine, io non me l'avrebbero ridotto nelle condizioni in cui mi hanno ridotto. Ma io sono ancora qua, vivo. Massacrato stesso, mi hanno dichiarato morto. Tutti i medici che mi hanno visto dicono non c'è niente da fare. Come non c'è niente da fare? Tu stesso l'hai visto e l'hai detto. Quindi quando ti va, dici le cose giuste. Quando non ti va perché tocco la donna, ti ribelli. Non è così. Io sono ancora vivo. 5 volte, dopo assassinato 5 volte, in mano a loro che mi hanno assassinato di nuovo con le medicine e sono risorto di nuovo pure, perché sono io, perché sono informato, perché il Cristo mi ha informato. E non posso sbagliare. Come non ho sbagliato su di me, non sbaglio sugli altri. Ricordatevelo.
bambini che di notte, padri che mi telefonano, che hanno la febbre a 40, in un'ora io gliela faccio passare. In 3 giorni non hanno più niente per tutta la vita se continuano in quel modo. Ma io non ho studiato. Io ho letto solo fumetti nella mia vita. E allora, come la mettiamo? Salvatore, ma se una persona normale legge solo fumetti, non arriva al tuo livello. Non è perché... Allora sono anormale? Sei speciale. Ah, speciale. Sei straordinario. Straordinario? Sì. Speciale. Beh, vedi, tu sai quando Gesù, nel suo girovagare per la Palestina, lì, per Israele, è andato a Nazareth, mi sembra di Galilea o qualcosa del genere, era il suo paese natale. Cosa hanno detto gli abitanti di Nazareth quando l'hanno visto? Perché aspettavano il Messia, colui che faceva miracoli e colui che avrebbe portato il popolo ebreo alla riscossa contro Cesare, contro Giovanni, sempre a livello di come ragionava Mosè con Geova, assassinare gli assassini. Oh, scusa, se tu assassini gli assassini, non sei un assassino. Scusa, se un carabiniere poveretto per difendersi assassina un assassino, non è un assassino, è un assassino. Perché le leggi cristiche dicono non uccidere, non quelle di Mosè dicono uccidere. Andate a vedere l'Antico Testamento e i 10 comandamenti che Geova dei da Mosè, leggetele tutte invece di leggere quelle 4 pagine, quei 10 righe anzi. Ebbene, lui ha portato delle informazioni e un amore immenso che era suo padre e disse tante cose importanti. Io li sto seguendo da una vita e sono libero. Libero di vivere, libero di dire, libero di fare, perché siamo tutti uguali. Lui ce l'ha detto e io ne sono l'esempio vivente. Qual è il problema? È l'imposizione del maggiore sul minore, come ha detto quel magistrato? E questo è il problema. È quello della prima notte dei potenti? Oppure che dobbiamo pagare le tasse a chi ci calpesta per tutta l'esistenza? Per chi ci fa nascere con il debito pubblico? O per chi ci battezza senza il nostro volere? Noi siamo questi, siamo stronzi in mano a potente, stronzi in mano a potente, non ci ribelliamo, per noi tutto va bene, io no, mi possono pure uccidere, se io so che la cosa è giusta io la dico, se è sbagliata non la dico, e questo è guai. Quando dico che le donne sono solo donne di letto, è vero, le madri d'oggi sono donne di letto, perché? Come fanno ad ammalare i propri figli nel loro ventre? Vedi, le donne indiane andavano in un fiume a far nascere i bambini e nascevano tutti sani, né col cordone ombelicale, né con la testa, né questo né quell'altro. Mia figlia nacque senza dolore di contrazione. È uscita metà mentre era in sala travaglio, mentre tutti gli altri gridavano e piangevano, quando la mia ex si è detto al medico guardi che la bambina è uscita, l'ha guardato prima così e ha detto sta stronza, si è rivoltata. Quando ha insistito e ha detto che chiamava i carabinieri se non veniva a vederla, ha detto come? Qui gridano tutti, lei non grida, lei non ha anche le contrazioni e vuole che io venga a controllarla. Se lei non viene a controllarmi, io faccio il numero dei carabinieri e li mando a chiamare. È andata a vedere quella pazza e mia figlia era già uscita a metà, senza dolore, senza niente, vegana, vegetariana,
senza punti, senza suture, senza niente. E quando mio figlio ha detto che esistevano i pediatri, mi ha detto che è una squadra di calcio. Salvatore, ma adesso fanno anche l'induzione al parto, come è successo a me per ben 2 volte. Ascoltami bene, io sto parlando di natura, non sto parlando di stronzate. Tutte le donne che hanno i bambini malati, isterici, in tutte le condizioni che nascono, è colpa loro e dei medici che gli danno medicine e gli dicono di mangiare tutte quelle porcherie che mangiano. E quando li vedono fumare, e quando li vedono bere o fare delle nottate o fare vita antinaturale, non gli dicono un cazzo, perché non gli interessa, perché a loro interessa che i bambini nascono malati per arricchirsi, per creare una generazione di malati, per l'industria dei malati. È questo che loro vogliono. Non lo vogliamo capire, e allora io non faccio più video. No, io sono perfettamente d'accordo con te, Salvatore. Ritengo che però il tuo modo, proprio così volgare, scusami, siamo nel video, tanto possiamo anche decidere di non metterlo, così volgare, donne da letto, attribuito a tutte le donne, è profondamente offensivo. E oltretutto, io donne da letto li attribuisco a tutte le donne che non sanno gestire figli, perché per farli sono capaci. Pure i mongoloidi sono capaci di fare un figlio. A gestirlo poi vogliamo capire. Ma è una questione culturale, a noi ci hanno distrutto la cultura, è una questione familiare, è una questione familiare di tutto quanto. Mia sorella quando è nata, a pochi anni, io la vedevo, da bambina sapeva fare tutto a casa e aiutava mia madre. La mia ex non aiutava nessuno, aveva 19 anni quando si era sposata con me. Tutto io gli ho insegnato e poi è diventata più brava di me, perché qualcuno gliel'ha insegnato. Non gli insegnano niente ai figli, oggi come oggi non gli insegnano niente, e questo è il problema. E loro, coloro che sono, quelli che sono preposti a dare gli insegnamenti, la morale, tutto quanto, non fanno altro che dare cattivi esempi. Se mio padre avesse fumato, io sarei un grande fumatore, sarei rimasto. Mio padre non fumava e io non ho fumato. Nessuno in famiglia nostra fumava. Mio padre non rubava, noi non rubavamo. Mio padre ci insegnava le cose giuste e noi siamo cresciuti nel modo giusto e aiutando gli altri addirittura, come faceva Cristo. Gli insegnamenti vengono dall'alto, ubisci fede da testa. E quando non ci sono insegnamenti, io posso dire voi siete queste. Io parlo di tutte le femmine che i loro figli sono ammalati, che i loro figli nascono storpi, mal combinati, isterici e tutto quanto, perché si adattano al potere delle multinazionali, perché li vogliono far arricchire, perché sono ignoranti, anche se sono laureate e istruite. Da me vengono medici per essere curati, per essere guarite. Come la mettiamo? Mentre tutti gli altri vanno da loro come paziente, e loro continuano ad avere paziente, come il film di Alberto Sordi, Il medico della mutua. Così è il mondo. Dico fesserie, sono volgare, è la verità, e chi dice la verità non ha nessun problema. Io sto dicendo le cose per come stanno. Sono donne da letto, non donne, femmine di letto, tutti coloro che aprono le cosce solo per questo e poi non sanno fare nemmeno un uovo, non sanno alimentare il proprio bambino e gli danno tutte le sporcizie di questo mondo e lo rovinano fin dalla nascita con l'aiuto delle multinazionali, del potere costituito, della chiesa e di tutto quanto. Già i preti sono porci così, pieni di merda e di tutto quanto. È la verità. Sono volgare. Volgare perché cosa? Per dire la verità. Volgare siete tutti voi, assassini che mi avete assassinato la vita da ragazzino. E avete assassinato mia madre deliberatamente e mia sorella. E lo posso dire. Mi avete mandato in dialisi, figli di puttana, con una dose massiccia di cortisone. Perché io ho detto che ero vegetariano e non avevo mai preso medicina in vita mia. E mi avete assassinato. Ho fatto nome e cognome di questo porco. Perché non posso dire queste cose io? Perché io mi devo trattenere quando loro mi massacrano? Perché devo sopportare? Io non sopporto più niente. Non ho mai sopportato più niente, sono venuto qua dentro a massacrarmi, perché io ho continuato a dire la verità e non ho sopportato niente. Voi siete tutti vigliacchi,
bontà vostra, non mi interessa niente, potete fare tutto quello che volete, perché Gesù disse che siamo tutti Dio, anche voi siete Dio, e se siete Dio potete essere liberi di fare quello che volete. Ma poi non venite da me dopo che vi fate massacrare e mi dite che io non vi voglio aiutare. Come? Vi tolgono gli intestini, vi tolgono tutto quanto dentro, pure i coglioni vi tolgono. E io che sono Gesù, che come Lazzaro lo fece risuscitare? No. Io sono un semplice troglodita ignorante che leggo solo fumette. Tu dici che sono una persona speciale? Io no, Salvatore sì. Che particolare, Salvatore, non Turigio. Turigio è ingazzato. Perché io sono quello che sono stato massacrato, non Salvatore, che è nell'altra dimensione. Ma per noi tu sei sia Turigio sia Salvatore. In certi momenti. In altri momenti no. Essere umano sono. E quello che ho subito io, non penso che ancora sarebbe vivo chiunque l'avesse subita, non per 40-50 anni, ma per solo 1-2 anni. Sarebbero tutti morti. E questa è la mia rabbia. Per dire che mi telefonano o mi scrivono e mi dicono: come, a me non vuoi curare? Cosa devo fare? Ti sei fatto massacrare, ti hanno fatto chemio, cobalto, radioterapia, ti hanno tolto lo stomaco, ti hanno tolto la milza, ti hanno tolto la qualsiasi cosa, da me che cosa vuoi? Ti posso dare un consiglio come ho fatto io quando mi hanno detto che avevo un mese di vita? Me ne sono andato a morire. Se vuoi, scegli questa via e ti metti nelle mani del Cristo. Io sono vivo perché ero nelle sue mani, non ho fatto medicina naturale. Tu fai come ho fatto io. Non è detto, io devo guarire, devo curare, perché io dico che ho curato tante persone. Io non ho curato nessuno. Io ho dato informazioni, perché io mi sono guarito con le informazioni. Io ho dato agli altri le mie informazioni. E quelle cristiche, quelle sedi, se hanno i coglioni, che si curano loro. Io do solo informazioni. Ci sono persone che lo fanno. E qua ho delle persone qua dentro, anche se Laura mi ha attaccato un po' stasera, ma è meravigliosa nel suo modo di poter esprimere la medicina naturale e per fare le cose esattamente secondo le mie informazioni. Anche tutti gli altri sono gioiosi e contenti di tutto quanto, e tutti quelli che sono venuti qui se ne sono andati via guarite e col cuore in pace e con una autostima di se stessi e una consapevolezza mai vista. E questo loro lo possono dire, lo possono dire tutti coloro che sono venuti da me. Ma io non sono Dio, non sono crocifisso. E io piango, ho dolore e gemendo. Io non posso sopportare tutte queste persone ammalate, stronze che mi telefonano di cose così. Cioè vogliono sapere pure come si fa a curare un cane. Ma che? Che sta succedendo? Ma che siete? Tutti impazzite? Lasciatemi in pace.